Buongiorno. Buongiorno a tutti. Al latte e al caffè. Buongiorno a chi non c'è. Con questo giorno canti. Buongiorno canterino. Ultime ore a Chiang Mai. Stiamo per partire. Tra poche ore avremo un bus che ci porterà a Chiang Rai. Esatto, ultima E tappa di sarà l'ultima tappa di questa bellissima Thailandia. questa avventura in Thailandia. Siamo ragazzi, siamo sempre qua a contenderci tutti i pacchettini che abbiamo. Quali devono andare nel mio zaino e quali devono andare nel suo zaino. Ma io il mio zaino è già pieno, quindi tutta questa roba di Jessica. Ok? Ma basta con la carta igienica! Cioè, ho tipo 6 carte igieniche. Pronti e carichi? Si parte. Finalmente, dopo un mese di viaggio, questo zaino dietro risulta comodo. Non so perché. Ok, Non so perché thank you so comunque ho much iniziato for a lasciare qualche my vestito, room. ragazzi. Ho troppa roba che non sto usando, vi giuro. Cioè, sto usando sempre gli stessi vestiti, Fede pure, ma ovviamente li laviamo. Vabbè, fa parte anche questo, no, dell'esperienza. Adesso abbiamo capito un po' cosa c'è comodo da utilizzare, È buio qua, quindi usciamo. probabilmente saremo molto più minimal d'ora in poi. Sinceramente abbiamo portato. Siamo inesperti, abbiamo portato troppa roba Sì. forse. Conduci? Check out effettuato. Adesso, appena usciremo da questa via, ci sarà un tuk tuk. Sicuro come l'oro che aspetta qualcuno. Sì, esatto. Quindi lo prenderemo e andremo in stazione dei bus. Parte. Eccolo qua, come non detto, saliti. Niente, il bus è 2 p.m. quindi andiamo con lui. Let's go! Let's go! Oh. Can you see that for me over there? I can Ok. take your car. I walk inside, take for two people. She go to toilet. I can see. Let's Ok. go. Niente, quindi cosa è successo? Siamo arrivati qui in stazione, pensavamo ci fosse il bus alle 11, ieri non l'abbiamo prenotato online, siamo rimasti fregati perché è full, quindi il prossimo è alle 2, barra 3, non mi ricordo. Quindi siamo arrivati, c'era questo ragazzo gentilissimo che ci ha detto che se vogliamo parte subito. Aspettava altre 2 persone per completare il suo, non so cosa, credo che si chiama Ross dietro di me. E quindi andiamo. Ovviamente costa un pochino in più, però vabbè, andiamo e arriviamo subito. Sono 3 orette, credo, di strada. Come quell'altro. 3 ore così però. C'ho l'ansia. Vabbè, dormirò per non farmi venire la nausea. Something one day. Change girlfriend. Change Ragazzi, ci siamo fermati un attimino per fare una turbo siesta veloce, che deve andare in bagno o che deve andare a comprare qualcosa da mangiare, perché adesso Jessica è andata in bagno, appena esce andiamo a prendere qualcosina da mangiare qua. E poi si riparte, dovrebbe mancare ancora un'oretta e siamo arrivati.
tutto, raga. Ma io sono comoda, ho dormito tutto il tempo addosso a fende. 3 ore su... sulle tue spalle. Su questa... la tua pancia, la tua schiena. Tu camionetta. No, dai. Era l'unico... non male, non male. Era l'unico mezzo che ci poteva portare a Chiang Rai. Oggi vogliamo presentarvi una persona che con il suo sorriso ci è subito entrata nel cuore. Ken ci ha raccontato che porta clienti da Chiang Mai a Chiang Rai quasi tutti i giorni e sono in totale 6 ore di guida. Ci ha detto che il viaggio di ritorno lo fa sempre a vuoto, quindi ecco perché il costo è maggiore. Con i soldi ci paga la benzina per la maggior parte. I'm from Thailand. I live in Chiang Mai. For me, how old are you? For me, 29 years old. Okay. For me, drive here. Less one, less car, taxi in Chiang Mai. Okay. ผมมีความสุขกับทุกวันนี้ที่ได้เจอนักท่องเที่ยวหลายๆประเทศครับผมความฝันของผมอยากมีบ้านมีรถและอยากให้ลูกของผมได้เรียนสูงไม่ต้องมาลำบากเหมือนผมครับผมI'm gonna take it out, okay.